Ciao ragazzi, siamo in un posto alquanto figo, tipo un po' abbandonato, e volevo iniziare una specie di serie, non so se continuarla, me lo dovete dire voi, magari con un like, è l'unico modo che posso capire per vedere se effettivamente vi possa piacere una cosa del genere, dove praticamente andrò a esplorare dei posti abbandonati. Dei posti abbandonati che però hanno delle, diciamo, potenzialità come campi da soft air, quindi è per quello che vorrei fare questo collegamento, quindi senza portarli un po' la cazzo. Questa idea ovviamente l'ho un pochino scopiazzata da Human Safari, che diciamo è un canale che tratta un po' di tutto sui viaggi, così, e si è messo a fare una serie del genere. Io volevo fare una cosa più o meno simile, però semplicemente dove così si fanno due chiacchiere, vloggo quello che riesco e vi faccio vedere dei posti che effettivamente giocarci sarebbe una figata. Quindi se si potesse avere la possibilità di giocarci, quindi riuscire ad avere dei permessi, sarebbe veramente una figata, perché a me sta troppo sul cazzo il fatto che questi posti qua sono utilizzati da dei barboni, dei drogati, degli zingari che vengono qua a rubare il rame, vengono a spaccare tutto. E poi però quando chiedi di fare qualcosa di, diciamo, particolare, non ti si fila nessuno. Adesso io sono venuto qua sul tetto e non è male qua. Adesso proviamo ad andare qua sul tetto senza morire. Interessante. E stiamo girando già da un bel po' di tempo. Qui ci sono personaggi inquietanti che si possono trovare. Io ho fatto un daily vlog in macchina. Noi abbiamo fatto le scommesse io e Mattia. Che se tu vedevi quella scala andavi su. Non lo so. Perché sono uno un po' pazzo. Mi piace quando trovo queste scalettine moleste che vanno su. Solo che lì non si va da nessuna parte. Ma che merda! Cioè, ma immaginatevi un CQB qui in mezzo. Cioè, in questa penombra. Di questi angoli molto loschi. Ecco, quel diciamo che non è proprio una bella cosa. Buongiorno, chiedo scusa, l'ufficio brevetti, posso parlare con lei? No, mi dispiace, guardi, questo è l'ufficio amministrativo, deve andare dall'altra parte. Ah ok, grazie mille, mi scusi, buongiorno. E qui siamo all'esterno. Ci sono silos ovunque, pieni di, schifo liquido nero che sembra catrame. Se nessuno. Già che sono qua ragazzi, voglio implorarvi di smetterla di chiedermi di portarvi delle determinate recensioni. Io posso capire che tra voi c'è qualcuno con la buona volontà che vuole veramente vedere un determinato video di un qualche prodotto, articolo, fucile, non lo so, ma dovete sapere che ogni giorno me lo chiedete in tantissimi. Quindi per accontentare tutti dovrei continuare a fare video per anni e anni solo delle cose che mi chiedete voi, e non è facile. Ok, sono arrivato a questo punto, ma direi che qui non c'è un buon suolo per appoggiare i piedi. Ah, la mia mette a fuoco da solo. Andiamo dentro. Poi, collaborazione con Sod è finalmente partita. Adesso non so se questo video uscirà prima o dopo della recensione del primo setup. Preparatevi perché arriveranno tanti setup di tutti i tipi, da quello multicam, quello HCS, quello in vegetata italiana, eccetera. Ci sarà da sbizzarrirsi. Bertelli, DM4 ne abbiamo ancora. Avete visto la sua recensione, quella del coltello di carta, quello del portafoglio? Coltello di carta, non cioè... so, il coltello a carta, tipo quello a carta di credito, quello piccolo. È una merda. Però l'hai usato, quindi. Ma tagliare un foglio di carta. Ho fatto un pelo sporco. Che cazzo è sta roba? Hai visto che non possiamo giocare a soft air? Ci lanciamo i pezzi di plastica. Che bambino. Wow!
a cagare. Cazzo spione, c'è il codice, c'è il codice che si vede. Ah, ok. Direi che da qua su la visuale è notevole. La cosa importante, ragazzi, è non guardare giù. Merda. Cose moleste si avvicinano. Un Mavic selvatico. Si può fare il video. Vai via. Allora ragazzi, prima di finire questo video vi lascio dicendovi che chi vuole può lasciare un commento con una domanda, un dubbio, una qualsiasi cosa che riguarda Softair, e nel prossimo vlog vi risponderò. È una cosa che ho già fatto e vedo che vi è piaciuta, e non so bene quando lo farò. L'unica cosa, non riuscirò a rispondere a tutti voi, perché l'ultima volta eravamo arrivati a 300 commenti e rispondere a 300 persone non è per niente facile, quindi ne selezionerò alcune. Abbiate voi il buon senso di non ripetere sempre le stesse domande fra di voi. E basta. Bene, direi che questo vlog può finire qua. Da Rico è tutto. Ciao. Ma che minchia fai là su? È là che si sta innalzando al potere. Ho rubato la telecamera a Rico e lui ha rubato la mia. Adesso... cioè la sua vecchia fotocamera. Sì, infatti questa è la mia vecchia, che si è un po' trasformata. Più grossa, più bella.